Amici di Monolite Notizie, siamo al Palazzetto della Salute di Cave per la premiazione della settima edizione Mostra Concorso Pietà in Arte. Ecco a voi l'opera vincitrice. Ma prima di raccontarvi che cosa è successo oggi, mettete un cuore sulla pagina di Monolite Notizie e condividete con un cuoricino i nostri contenuti. Venite con me! Settima edizione del concorso Mostra Pietà in Arte, Sindaco. 145esima edizione del Venerdì Santo è un grande traguardo per la città e soprattutto per i giovani che partecipano. Soprattutto per loro giovani. Stasera abbiamo richiamato momenti di fede, di passione, dove l'arte chiaramente l'ha interpretata meglio. Attraverso questi ragazzi, il tema era il germoglio, loro sono i nostri germogli, il nostro futuro, la nostra speranza. In un momento così sentito, così veramente emozionante per la nostra città di Cave, questa manifestazione che si ripete al settimo anno ha dato ancora una volta il meglio di sé e di cui tutti noi dobbiamo essere veramente fieri, al Comitato Venerdì Santo per quello che fa, per il lavoro che svolge con molta attenzione, innovandosi di anno in anno. Quest'anno hanno raggiunto il 40° anno della costituzione del Comitato Pro Venerdì Santo, un bel traguardo, messo vicino ai 145esimo anno della nostra bellissima manifestazione, processione storica religiosa. Credo che sia un elemento che in questo caso si contraddistingue come il nostro valore aggiunto, la nostra operosità, la nostra cave che dà il meglio di sé. Insieme alla dottoressa Silvia Baroni, vice sindaco e assessore alla cultura della città di Cave, sintetizziamo la giornata di oggi che ha visto l'individuazione dell'opera vincitrice di questa settima edizione del concorso Mostra Pietà in Arte. Sì, è un'edizione splendida dove vediamo proprio che il livello e la capacità di questi ragazzi cresce sempre più, grazie alla maestria, soprattutto alle competenze che vengono date ad ogni ragazzo dai loro docenti. E quindi ringraziamo tutti gli studenti e tutti i docenti del nostro liceo artistico Henri Matisse, sede staccata dell'Enzo Rossi di Roma. E abbiamo visto opere straordinarie, difficili,
difficili da giudicare perché tutti avevano delle particolarità eccellenti da premiare, però doveva uscire un vincitore, quindi ci siamo impegnati per far sì, insomma, di poter scegliere questo manifesto, perché l'opera che vincitrice poi andrà a rappresentare e quindi a pubblicizzare il nostro evento importantissimo che quest'anno compie 145 anni, la nostra processione del Venerdì Santo, che è una tradizione straordinaria, che è appunto longeva e che ha dentro di sé tanto, tanto della nostra comunità, perché la tradizione, la fede, la storia, l'arte e la comunità, perché la processione del Venerdì Santo è comunità, è convivialità e socialità. Tra i giurati anche l'artista Margherita Lipinska. Un commento sulla sua partecipazione in giuria. Per me era una cosa molto importante di poter partecipare alla giuria di questo concorso, perché credo che delle manifestazioni così aiutano a crescere non solo i ragazzi ma tutta la comunità, rendono tutti quanti più uniti e anche cresce la speranza nel futuro, perché l'arte è un linguaggio praticamente impossibile da cancellare dalle differenze tra le culture, tra le lingue diverse, perché è un linguaggio più immediato che può essere e può trasmettere direttamente sia la fede, la nostra speranza. A vincere la 7ª edizione del concorso Pietà in Arte c'è Andra Cabba, studentessa dell'Henri Matisse di Cave, che adesso ci racconta, oltre alla traccia, che tipo di tecnica ha impiegato per realizzare l'opera vincitrice e perché hai utilizzato anche queste tonalità così fredde. Ho scelto appunto di realizzare un ulivo in questo inverno un po' più freddo per un tema un po' diverso da quello un po' più tradizionale. E qual era la tua idea? Appunto rappresentare la pietà, ma una pietà che attualmente è un po' più diversa, un po' più fredda. Io lo percepisco in questo modo. Ascolta, che tipo di tecnica hai impiegato? Ho scelto di realizzarla con acrilico su tela e realizzando appunto per creare un contrasto con le foglie dorate. Sei contenta di aver vinto? Tantissimo. Senti, un messaggio per i ragazzi che magari l'anno prossimo si vorranno cimentare nell'8ª edizione. Che cosa vuoi dare come testimonianza di questa avventura che ti ha portato a vincere? Esprimersi se stessi e usare le tecniche che sanno usare al meglio. Grazie. Grazie a lei. Sono circondata dai componenti del comitato Pro Venerdì Santo di Cave, che quest'anno festeggia i 40 anni. I nomi? Marcello. Anna. Francesca. Livia. Diego. Romina. Mauro. Sergio. Margherita. Ok, allora Alvaro racconta un po' come è andata questa 7ª edizione del concorso Pietà in Arte e poi come andrà il 29 marzo la processione. Allora, per quanto riguarda stasera posso dire che è andato tutto bene. La serata è stata ricca, hanno parlato diverse persone, hanno individuato gli aspetti che noi abbiamo chiesto di individuare, dall'aspetto religioso all'aspetto civico di aggregazione comunque sociale di un evento come il Venerdì Santo, l'aspetto poi dell'impegno dell'Istituto Henri Matisse e di Renzo Rossi per quanto riguarda il valore che i ragazzi hanno recepito per questa mostra, quindi il lavoro che fanno durante l'anno, perché l'idea parte tra settembre e ottobre nella progettazione che ogni scuola poi in quei mesi deve dare come percorso. Quindi ci lavorano parecchio, ci lavorano 5-6 mesi. E i ragazzi sono sempre stati entusiasti di questa cosa. E Sergio, il professore, ce l'ha sempre confermata. Quindi il professor Sergio Camilloni, che tra l'altro abbiamo dietro. Sì, il professor Sergio Camilloni, che è la nostra ombra, che è sempre stato presente e ci ha sempre sostenuti, perché
Come ho detto stasera, uno le idee è bello, è bello che le abbia, però poi se non trova accoglienza nelle persone con cui va a cercare aiuto, certo che la portano avanti, e alla fine rimane un'idea. Invece era per noi difficile arrivare nelle scuole. La sua presenza è stata significativa perché dall'inizio ha dato quell'impronta necessaria affinché noi fossimo tranquilli che il percorso era avviato. E quindi ecco, se siamo arrivati alla 7ª edizione, il merito è gran parte il suo. E tra l'altro diciamo per chi ci segue, tutti coloro che volessero visitare la mostra possono venire qui tutti i pomeriggi, troveranno sempre il professor Camilloni che potrà dare anche indicazioni sui lavori dei ragazzi. Come no? Ma a lui anche quest'anno si è preso l'onere di portare delle classi a vedere, a visualizzare un po' il lavoro anche dei loro coetanei. Ed è stato anche interessante che a un certo punto li ha fatti anche votare, cioè date un vostro giudizio, e praticamente sono usciti fuori anche delle votazioni abbastanza curiose. Quindi ecco, c'è un lavoro suo veramente grosso e lo ringraziamo tanto. Comitato Pro Venerdì Santo, che altro si può dire su di voi? Allora, si può dire che come ogni gruppo che lavora bene, si rispetti, ha delle competenze a cui vanno riconosciuti i meriti. Noi ne abbiamo due persone, che sono Anna e Francesca, che si prendono l'onere ogni volta di contattare, parlare, andare a vedere quelli che sono i presupposti per ogni anno per creare e organizzare la manifestazione nel territorio. Noi non possiamo far altro che dare a tutti quanti l'appuntamento Venerdì Santo 2023-24 alle ore 21. Il corteo sfilerà dalla zona di San Lorenzo, arriverà a San Carlo e da lì in poi percorrerà la via centrale del paese per poi ritornare a San Carlo, dove saranno rappresentati i quadriscenici della Passione. Ad accompagnare la sacra rappresentazione del Venerdì Santo ci sarà anche un accompagnamento musicale, giusto? Sì, quest'anno sarà la banda Città di Cave, che suonerà lungo le vie del paese le musiche di autori attinenti un po' anche all'atmosfera e alla spiritualità del contesto. E al di dentro abbiamo una rappresentanza che per noi è un fiore all'occhiello, il coro delle Pie Donne. Sono donne che veramente cantano, cioè canti via orale, ma tramandati oralmente, che soltanto adesso stanno faticosamente cercando di trascriverli, perché sarebbe un delitto perderli. E queste donne cantano durante il percorso delle nene antichissime che sono da brivido.